Ha chiesto di parlare il deputato Lorenzo Cesa. Ne ha facoltà. A lei la parola. Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, colleghe e colleghi. Oggi nasce il primo governo della storia del nostro Paese a guida della destra repubblicana. E a condurre questa nuova compagine di governo abbiamo il privilegio e l'opportunità di avere lei, Presidente, donna con un'esperienza parlamentare e governativa solida alle spalle. Avendo il sottoscritto attraversato diverse stagioni politiche del nostro Paese, non posso che esprimere per questo ammirazione e soddisfazione. Un passo in più che compie la nostra democrazia parlamentare. Le sfide che abbiamo dinanzi non ci permettono di saltare il tempo in cui viviamo, avrebbe detto un grande statista, Aldo Moro, ma si tratta di essere coraggiosi, si tratta di essere fiduciosi. E lei, con il suo grande coraggio e la sua determinazione, è arrivata a presiedere il 68esimo governo italiano. Per lei, lo so, Palazzo Chigi non val bene una messa. Delle sfide epocali che abbiamo davanti, l'Europa, signor Presidente, è la bussola e l'orizzonte. Un'Europa che anche attraverso le drammatiche esperienze della pandemia ha però ritrovato proprio quello spirito di solidarietà auspicato dai nostri padri fondatori, Adenauer, Schumann, De Gasperi. Il programma Next Generation e il sostegno comune ai Paesi membri più in difficoltà, così come la risposta corale ed unitaria dell'Europa dinanzi alla barbarie di un'invasione contro uno Stato sovrano ad opera di un disperato Putin, ha rafforzato il ruolo dell'Unione e amplificato la percezione del suo valore come strumento di pace. La guerra in Ucraina ha evidenziato tuttavia quanto siamo ancora fragili. È il momento di fare un passo avanti politico sul fronte europeo, avanti in Europa e assumere... Finito già, Presidente, o no? E assumere comuni sui temi come energia, per evitare speculazioni a mente folli per le imprese e le famiglie. Non possiamo dipendere da chi ha preferito l'uso della forza rispetto alla diplomazia. E l'unica via d'uscita è non legittimare chi invade. La pace deve passare per il suo alveo naturale, le Nazioni Unite. Questa guerra alle porte deve indurre anche noi ad adottare cambiamenti decisi. È il tempo delle riforme strutturali in questo Paese, senza indugi. È il popolo sovrano ad aver espresso in modo chiaro quale impronta dare a queste riforme. In primis procedere ad una vera semplificazione della burocrazia, spesso ostacolo più che regolatore. Poi un fisco che dia sostegno, in cui si interessa di tutti dichiarare piuttosto che evadere e deludere. Il tempo non mi permette di andare oltre, ma le nostre riforme devono mettere al centro il cittadino, la persona e il suo rapporto con lo Stato, che deve fondarsi su un patto di mutua fiducia. Andato davvero a condurre Presidente Meloni, noi moderati le saremo vicini con convinzione, dando il nostro contributo anche nei termini dei valori che più ci contraddistinguono e che lei ha sempre dimostrato di apprezzare, e lo faremo consapevoli che il tempo del noi è il tempo della responsabilità, sentimento che include anche l'opposizione. Concluda. Non devo e non voglio insegnare nulla se non chiedere di evitare toni catastrofici. Ho sentito il collega Ricciardi dire delle cose. Voglio ricordare al collega Ricciardi che Conti ha fatto scostamenti di bilancio grazie a un'opposizione repubblicana e che non possono parlare di Russia, tanto per essere chiari. Concluda. Non chiedere di dare a te. E chi usa questo modo di fare inficia la propria credibilità e certamente non tocca a noi. Allora, buon lavoro a lei, Presidente, e buon lavoro a tutto il Governo.